abbiamo preannunciato a essere il tema conduttore di quest'anno, ma probabilmente anche del prossimo triennio. Il programma della giornata prevede ovviamente introduzione, doveva iniziare alle 9, sono già le 9 e mezza. La giornata è articolata in tre attività in cui lavoreremo in maniera individuale, a gruppi misti in un modo per dipartimenti. Sono previste una breve pausa caffè, una pausa pranzo e conclusioni. Nella giornata ci sono tre docenti del collegio che sono già stati contattati, ma il nome è segreto, che faranno un po' da osservatori interni della giornata. Le domande cui mi è stato chiesto di rispondere sono queste. Cosa mi aspettavo da questa giornata? Che cosa non ha funzionato e che cosa mi porto a casa oltre ai compiti assegnati? In questo modo elegante per dire che già questa giornata prevede dei compiti. Senso della giornata e suggestioni dal volume di Castoldi, che praticamente la premessa del tutto è nel decreto ministeriale dello scorso aprile che ha prorogato il progetto di Preschool per un periodo, è diventato un lungo periodo date le previsioni iniziali e ormai le nostre abitudini alle proroghe di 2 anni, a proseguire il progetto sperimentale della nostra scuola per il triennio. Ma la vera premessa anche del collegio del 13 di maggio e soprattutto di quanto aveva detto il dirigente. Sono direttamente le slide di Cortegiani. La prima era, l'introduzione era stata: noi non siamo una scuola normale, ma siamo una scuola che ricerca, sperimenta e che mette in discussione alcuni degli elementi tradizionali delle scuole, la scuola della lezione, del libro di testo, dell'interrogazione del voto. La ricerca di un curriculum inclusivo, interculturale, interdisciplinare e laboratoriale, ma anche la necessità di continuare a ricercare, sperimentare, decostruendo le pratiche a cui ci siamo in qualche modo abituati e costruendo nuove pratiche, nuove prassi. Il secondo elemento di discontinuità che Cortegiani ci richiamava a mettere in atto era quello di un maggiore rigore sul nostro curriculum e sulle unità didattiche che abbiamo realizzato. E ci aveva richiamato un maggior rigore nel dire, nel fare e nel valutare. E ci chiedeva di mettere al centro dei percorsi della scuola il curriculum e di esplicitare tutti gli elementi che lo compongono, di renderlo veramente comune in tutte le sue componenti, di valutare l'efficacia e l'equità e di organizzarne l'ideazione, l'attuazione e il controllo, anche la condivisione interna ed esterna, quindi un curriculum che parla anche alle famiglie. Parlava di ciascuno di noi come singolo, quindi ogni docente è chiamato ad adottare, era la proposta dei Cortegiani, poi nei dipartimenti questo si potrà anche mettere in discussione, adottare e presiedere le unità che compongono il curriculum, ma non solo noi come singoli individui di un collegio, ma anche come piccoli o grandi gruppi, quindi all'interno dei dipartimenti che hanno il compito di presidiare i curriculi, sia quelli disciplinari che interdisciplinari, e dei coordinatori che hanno il compito di appunto coordinare i vari gruppi che articolano la scuola. Il punto è che non partiamo da zero quando parliamo di curriculum, di cose ce ne sono già in piedi, possiamo anche vedere, alcune sono anche documentate. Esiste il lavoro fatto dai dipartimenti, esiste il lavoro fatto dai consigli di classe, esistono documentate alcune unità didattiche strutturate, alcune sono già pubbliche, altre invece sono ancora in formato bozza, altre devono ancora invece trovare una collocazione. Esiste una rete attiva, una rete più scuola di lingua che prevede il coinvolgimento dell'italiano all'interno di alcune discipline, su questo poi detta dirà eventualmente oggi, ma anche in altre occasioni di trovato nel dettaglio. Abbiamo il rapporto di autovalutazione che è stato reso noto durante l'estate e ci saranno poi tutto il progetto di miglioramento che nasce dal rapporto di autovalutazione, ma sappiamo già che uno degli obiettivi dei prossimi anni della scuola è quello di concentrare
caso soprattutto sulle materie scientifiche e matematiche, perché è stato individuato come forse anello più debole, poi se non mi corregge, di tutto l'istituto onnicomprensivo, comunque uno degli obiettivi importanti su cui investire energia. E poi ci sono dei punti di sospensione, perché credo che di lavoro ce ne sia già in atto nella scuola, quindi i fili ce li abbiamo. Si tratta, quando si parla di curriculum, di cercare di far sì che questi fili siano ben intrecciati, creino un tessuto che è ben connesso e non sia tutto sfilacciato. C'è poi il progetto di V-School, che è quello che fa sì che noi abbiamo la possibilità di dedicare ore a pensare, a confrontarci, a creare, eccetera. Nell'ottica del maggior rigore, quindi, si era proposta per l'estate la mia lettura Castoldi, curriculum per competenze, percorsi e strumenti. L'idea era quella di avere una base comune di riflessione, avere dei concetti, degli strumenti e delle idee, ma l'altro elemento era che creava una continuità con alcuni percorsi dedicati alle competenze attivati negli anni precedenti nella nostra scuola. Dando per scontato che tutto il collegio ha letto, insomma, chiosato, commentato, eccetera, avete qualcosa da dire su quello del Castoldi? Testo molto, molto profondo, con tantissimi suggerimenti, molto complesso, che secondo me andrebbe letto, studiato, poi messo da parte per partire, come dire, dalle nostre idee, partire da noi, quindi partire, come dire, da uno zero che diventa la nostra idea sostenuta da tutto quello che c'è dietro. Avevamo ipotizzato altri testi, per esempio tra quelli ce n'era uno di Baldacci, dedicato anche quello alla relazione tra curriculum e competenze, progettazione didattica e competenze, e li avevamo scartati, alcuni perché veramente molto teorici, altri perché invece erano aggregati di più studi, quindi diventavano delle curatele che ci sembrava che non dessero molta uniformità. E poi ha prevalso l'idea di continuità con gli studi del passato nella nostra scuola. Credo che di testi ce ne siano anche di magari appunto più interessanti, o comunque che rispondano di più anche alle nostre esigenze come lettori. Io lo sono, cioè, personalmente di solito vado verso altre letture. Però era per riuscire a dire confrontiamoci tutti insieme su un testo, da lì partiamo, e poi non è il Vangelo, non è la Bibbia, non dobbiamo uniformarci neanche nei modelli e nelle pratiche o negli schemi che lui propone, che tra l'altro, per chi l'ha letto, in alcuni casi gli strumenti che lui propone non sempre sono completamente coerenti con la teoria di cui parla, proprio per far vedere che comunque tra le idee e poi l'attuazione di un singolo contesto a volte non c'è tutta la differenza. Vi proponiamo alcuni elementi del testo di Castoldi, perché sono gli elementi che utilizzeremo oggi nelle tre attività. Intanto le difficoltà che abbiamo riscontrato noi è che comunque il volume di Castoldi molto spesso fa riferimento a quelli di scuola in cui c'è la componente individuale e la componente collegiale, ma raramente esistono dei gruppi che interagiscono abitualmente al loro interno. Fa riferimento cioè a potenziamo dipartimenti, lavoriamo con i consigli di classe, mettiamo in relazione i dipartimenti con i consigli di classe e facciamo il colloquiare. Quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà a dire va bene, ma alcuni dei nodi che lui individua come problematici in una scuola tra virgolette normale per noi non sono così problematici, non che non presentino delle difficoltà, però dal punto di vista organizzativo perlomeno non sono i nostri nodi. Quindi la difficoltà nostra è stata quella di dire come riusciamo ad applicare quello che lui dice all'interno della nostra scuola, che è un contesto un po' diverso. Il secondo era non concentriamoci solo ed esclusivamente sui nodi problematici, ma andiamo ogni tanto anche a riflettere su quelli che sono dei punti di forza che abbiamo organizzativi, legati alla storia della nostra scuola, legato anche ad una condivisione e divisione. E il terzo elemento era ovviamente quello di porre al centro la discussione tra,
sulla relazione tra le discipline e le competenze, anche alla luce di un modello di certificazione delle competenze che è uscito dopo la pubblicazione di questo libro, quindi il documento che noi abbiamo già usato per l'esame di terza quest'anno è posteriore alla pubblicazione di questo libro. Ci basiamo su due definizioni, partiamo da queste: curriculum come insieme delle esperienze di apprendimento che una comunità scolastica progetta, attua e valuta in vista degli obiettivi formativi esplicitamente espressi. La definizione di Pellerei, Castoldi la commenta a lungo analizzando i termini esperienza, facendo notare come il curriculum abbia nella comunità scolastica, nel contesto didattico proprio, il proprio ambiente naturale, e come il curriculum non prevede soltanto l'attuazione, ma anche una fase di progettazione e valutazione che tendenzialmente sono un po' trascurate. L'altra definizione è quella invece di competenza. Qui è stato ben più difficile selezionare una definizione, non perché ne manchino, ma perché ce ne sono veramente troppe. E alla fine, anche se non tutti eravamo d'accordo, abbiamo optato per quella del 2006, della raccomandazione del Parlamento. Il motivo in questo caso è che è alla base anche del modello di certificazione delle competenze, quindi era un po' più vicino anche dal punto di vista normativo. È una buona definizione, anche se apre numerosi problemi. Competenza come combinazione di conoscenze, abitudini e attitudini appropriate al contesto. Qui è una buona definizione, peccato che dovremmo aprire altri tre box al lato con la definizione di conoscenze, abilità, attitudini, iniziare a discutere sul contesto. Comunque la parte più interessante di queste competenze chiave, perlomeno nelle raccomandazioni europee, quelle di cui parla, non sono competenze che riguardano i nostri alunni nella fascia del secondario e del primo grado, ma riguardano l'essere umano per tutta la vita, sono legate all'uomo, alla persona che diventa adulta, quindi sono le competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione, lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione e l'occupazione. Comunque questa è l'ambizione. Ancora tre slide, poi andiamo con l'attività. Sempre nel volume di Castoldi, vengono individuate come componenti ineludibili di un curriculum alcuni termini, alcune domande. Castoldi cita Tyler nel 1949, quindi veramente siamo le decenni addietro, e le domande che bisogna avere a mente per la realizzazione di un curriculum sono: quali sono le finalità educative, quali le esperienze educative, come si organizzano le esperienze e come si verificano che le finalità siano state effettivamente raggiunte. Quello che fa Castoldi è riportarci a Kerr, che nel 68, l'anno è sbagliato, che l'ho citato nel libro, per gli amanti della filologia vi scriviamo, c'è una citazione sbagliata anche nella bibliografia. Kerr parla di un territorio curricolare, quindi riprende le domande di Tyler, ma dice che quelle domande lì, avendo una successione, in realtà conducono, non sono veramente utili per quello che uno fa all'interno di una scuola. Parla di territorio culturale quando si fa riferimento al curriculum e dice ci sono quattro regioni contigue tra loro in un rapporto che è di continuità, che creano circolarità e reciprocità, e parla di obiettivi, di conoscenze, di processi formativi e di valutazione. Obiettivi ovviamente sono perché insegniamo, perché apprendiamo, qui la componente insegnamento-apprendimento è sempre insieme, quando c'è il docente ci sono sempre gli alunni e viceversa, cioè non c'è soltanto uno o l'altro. Per le conoscenze, che cosa si insegna e si apprende? Sui processi formativi riguarda i metodi, gli approcci metodologici, come insegniamo, apprendiamo, e infine come valutiamo il processo di insegnamento-apprendimento. Rispetto agli snodi, che sono tutti presenti nel testo di Castoldi, lavoreremo oggi, lavoreremo su alcuni di questi elementi, quindi non parleremo ancora di rubriche valutative riferite alle competenze chiave, ma in quella direzione ci orienteremo. Quali sono i saperi essenziali in termini di conoscenze, abilità, organizzati anche in base alle indicazioni
Quali sono le linee guida per la elaborazione di unità di lavoro? Non le chiamano unità didattiche, né unità di apprendimento, ma Castori parla di unità di lavoro, per la loro documentazione, per la costruzione di ambienti di apprendimento, come settimo organizzativi e relazionali, e infine quali sono gli strumenti che ci consentono di valutare e di autovalutare i nostri percorsi. Scusate. Ultimissima slide, poi arriviamo alla prima attività, sono le dimensioni della competenza, è proprio la fotografia da uno dei grafici che presenta Castoldi. Tendenzialmente in una scuola ci concentriamo sulle risorse cognitive, sulle conoscenze e le abilità, i ragazzi devono sapere delle cose. Sappiamo benissimo che quando parliamo di competenze in realtà si fa un salto verso quello che riusciamo a fare con quello che già sappiamo, applicandolo in altri contesti, avendo un'elasticità che è quella che ci dice che uno studente non è un bravo studente perché sa rispondere alle nostre domande, ma perché in contesti differenti rispetto a quello dell'ora di lezione riesce ad applicare quelle conoscenze. Non soltanto le conoscenze, ma anche modi di comportamento, capacità relazionali, capacità di gestire le emozioni, quindi tutti elementi che poi ricorrono nelle nostre unità didattiche. Basta parlare. Siamo alla prima attività. Penso che sia importante andare a vedere quello che si fa fuori e quello che viene fatto fuori, però penso che quello che viene fatto fuori diventa una risorsa per la scuola nel momento in cui è molto chiaro quello che vogliamo fare dentro, perché altrimenti il rischio diventa di diventare una somma di, come dire, sollecitazioni da parte di un mondo esterno senza avere la struttura e la forza interna per queste, metterle in qualche modo a fare rete e a fare, ma per costruire quello che in qualche modo vogliamo noi. Quindi io penso che sia molto importante. E proprio usando quello che era la mappa di Kerr, abbiamo pensato di provare a ragionare su, rispetto ai traguardi, rispetto alle conoscenze, rispetto ai processi formativi, rispetto alla valutazione, cose sulle quali non è che non abbiamo mai riflettuto, né lavorato, eccetera, ma che appunto in qualche modo siamo. Per cui vi invitiamo, io adesso appenderò alle pareti della stanza dei fogli con queste quattro mappe. Avete a disposizione 9 post-it di 3 colori diversi. Vi chiederemo in qualche modo di segnalare tra quelle proposte che sono una selezione. Castoldi ne proponeva anche altri, noi ne abbiamo inventati alcuni, ci sembravano quelle che, sulle quali insomma valesse un pochettino la pena di riflettere. Quali secondo voi sono, rispetto al lavoro nostro della Dormilani, acquisite, cioè qualcosa sulla quale abbiamo lavorato e fa parte ormai del nostro bagaglio e non ci sono più grosse cose da fare, e quali invece sono ancora elementi carenti o addirittura quelli sui quali hai un po' di perplessità, ma proprio in generale? Personalmente penso che dovremmo ragionare in termini di gruppo, siamo qua in un seminario, lavoriamo con tutti, no, sono due focus diversi. Lo so che sono due completamente focus diversi. Lo so che sono due focus diversi, però nello stesso tempo stiamo provando a lavorare come gruppo, penso che io la penserei così. Sarà lei che ci chiama qui sopra. Quando avevamo progettato questa attività, avevamo una mappa che la matrice che Castoldi ha posto a pagina 211, articolata diversamente, come Sara ha detto prima, questa è stata riorganizzata in base alla matrice di Kerr. E leggendo alcune voci ci dichiaravamo abbastanza tranquilli nel dire: no, vabbè, questo è verde, questo è giallo, questo è rosso. Abbiamo fatto questo giochino, dicendo: vabbè, ma più o meno andremo in questa direzione. Colpisce abbastanza vedere
i post-it, perché di totalmente verdi sembra, adesso ci mettiamo a contarli e recuperiamo, ma di completamente verdi direi che c'è soltanto questa dove c'è, e in tutte le altre qui abbiamo l'equivalenza di ibri, c'è un problema grosso perché sono solo giochi rossi, e poi ricordiamo, sì, volentieri, dopo. Queste voci qua sono molto mescolate, quindi da un lato forse la tragedia perché non c'è uniformità nel collegio, ma forse invece c'è molto materiale su cui lavorare anche a partire dagli elementi comuni. Cosa, Chiara? Rispetto ai gialli, perché la domanda che prima aveva fatto Valentina era la stessa domanda che avevamo condiviso anche quando è nata l'attività. Quali sono stati i motivi per cui ci sono le criticità? Cioè che tipo di lettura avete dato della criticità? Sì, perché sui verdi avevamo detto sono indicatori che a livello collegiale sembrano più acquisiti di altri, sui rossi sembrano invece quelli più carenti, meno acquisiti. Sul giallo abbiamo usato diffuse criticità, dove diffuse criticità è nell'interpretazione degli indicatori oppure perché a livello individuale o a livello collegiale ci sono dei problemi. Allora chiediamo che tipo di lettura era stata data, se ne è stata data un'univoca oppure no. Cosa, Claudio? Allora, io l'ho detto prima, l'ho dichiarato, io ho usato come criterio quello del così e così, cioè acquisiti, non acquisiti, sui quali secondo me bisogna ancora lavorare, quindi non accordo su quel criterio come criterio importante per andare a fare un curriculum, ma pensiero che è un qualche cosa sulla quale un po' abbiamo lavorato ma non abbiamo sciolto tutti i nodi. Se i dati sono giusti, questo è il grafico degli obiettivi, scusate, scritto piccolo però è stato fatto veramente veloce, con una prevalenza di verdi sulla condivisione del quadro valoriale da parte della comunità scolastica, ma alti, rossi, cioè i verdi sono tanto quanto la somma dei rossi e dei gialli, si è scritto piccolo ma vado in ordine, sì, per favore. Rispetto alla lettura pedagogica abbiamo l'equivalenza tra verdi e gialli e rossi. Condivisione di criteri e scelte partecipate in relazione all'organizzazione del lavoro, stili di insegnamento, ritmi e tempi della didattica. C'è una netta prevalenza dei gialli e quasi del tutto assenti i verdi e pochi rossi. Rispetto all'analisi delle competenze trasversali, anche attraverso rubriche, sono 8 rossi e un unico verde. Mi sembra che l'ultima colonna, cioè l'ultima voce, sia quella su cui segnaliamo gravi problemi. Elaborazione di una matrice che metta in relazione le competenze trasversali con i quadri disciplinari. 13 rossi e 10 gialli e nessun verde, quindi il dato è assai evidente. Poi anche tra le attività di oggi e quelle del futuro era già una delle emergenze questa. C'è già un errore perché io avevo fatto verde nell'ultima voce, per cui avevo messo in verde. Adesso devo verificare. Lo segniamo. Verificheremo. Conoscenze. Non ripetiamo gli obiettivi, ve li farete raccontare da qualcun altro. Rispetto alle conoscenze abbiamo una netta prevalenza di rossi e la somma dei gialli e dei verdi è uguale, la voce era selezione dei contenuti di saperi essenziali in termini di conoscenze, quindi di contenuto. C'era anche il mio saperi conoscenze, l'ultima voce è 0 in verdi, in realtà ce ne sono, adesso io non riesco a leggere 5, ma ce n'era anche di verdi, ma ce ne sono. Ti manca una cosa. Scusate, correggo in diretta perché se si ne mancano ancora qualcuno di verde, ma non si.
ho cambiato grafico. Rispetto alle conoscenze, 9 gialli sulla selezione delle abilità, di cui tu devi sapere essenziali in termini di gruppi di progetto, e un unico verde e 4 rossi. Una prevalenza di gialli per la progettazione di percorsi didattici flessibili che prevedono di utilizzare anche gli input che derivano dagli alunni. E la voce che avevamo visto prima, che era quella macchia di verde, sulla progettazione di percorsi didattici che prevedono l'integrazione di discipline. Ma abbastanza credo da sé, il nostro curriculum è previsto che ci siano delle attività laboratoriali, quindi le più discipline insieme sono proprio nell'orario scolastico. Quindi 31 verdi e un unico rosso che era sotto. Sui processi formativi, l'organizzazione della scuola funzionale alla promozione di un apprendimento costruttivo situato autoregolato collaborativo una prevalenza di gialli e su 9. Sull'allestimento funzionale di spazi che consenta di praticare un'idea di scuola comunità abbiamo 14 rossi e 6 gialli, quindi abbiamo da lavorare. Vediamo giù qualche numero. Poi invece non è una prevalenza di verdi sull'organizzazione degli impegni professionali funzionali a stimolare il miglioramento della formazione continua e l'efficacia dell'insegnamento. Poche persone si sono espresse sull'indicatore utilizzo di mediatori didattici diversificati, soltanto 5 posti di voto. E sull'ultima voce, progettazione di itinerari particolarmente attenti all'individualizzazione, una prevalenza di gialli contro 4 rossi e 4 verdi. Infine la valutazione era la voce che sembrava più variegata con i colori, abbiamo una quasi equivalenza tra rossi, gialli e verdi nell'elaborazione di strumenti di valutazione comuni. Prevalgono i rossi invece nella preparazione di rubriche comuni su competenze essenziali. Sarebbe interessante forse anche interrogarsi se questi rossi possono per il dipartimento oppure no, non abbiamo questo dato, quindi avremo poi di elaborare nelle attività successive. 10 verdi per la condivisione di linee guida per la valutazione quadrimestrale, 6 rossi che sono quasi uguali ai 4 più 3 verdi e gialli nella condivisione di linee guida per la gestione della comunicazione con le famiglie. E poi anche qui abbiamo un punto solo rosso, cioè prevalenza rossa con 12 voci e 2 gialli sull'impiego di modalità autovalutative sistematiche. Tra l'altro uno dei punti della nuova legge, quindi è un lavoro che ci aspetta. E utilizzo di compiti autentici, 7 gialli e 5 verdi e 4 rossi. Ovviamente sono numeri questi, è tutto il lavoro che ci aspetta. Dimmi. Scusa, puoi mettere in mente la prima schermata tra gli obiettivi? Sì, certo. Sì, abbiamo poi anche le fotografie, quindi casomai poi vedremo se. Legate tra di loro che proponiamo ora effettivamente vanno a intercettare un po' dei gialli e dei rossi, cioè delle carenze, dei bisogni che abbiamo in maniera abbastanza unanime evidenziato, perché effettivamente si è visto come riteniamo ci manchi un po' una riflessione più sistematica, più accurata rispetto al rapporto tra le attività che svolgiamo, i traguardi di disciplina che perseguiamo e i traguardi invece di competenza trasversale a cui dovremmo orientarci. E infatti l'attività 2 ci chiede proprio di ragionare su questo, di iniziare a ragionare su questo. E
Infatti, allora, che cosa, come ci organizzeremo? Ci organizzeremo in sei gruppi che simulino sostanzialmente sei consigli di classe teorici. Non abbiamo preso a modello nessuno dei consigli esistenti, abbiamo semplicemente con un metodo di associazione casuale messo insieme persone provenienti da dipartimenti disciplinari diversi, in modo che tutti o quasi le discipline fossero rappresentate, e chiederemo a ciascuno di questi gruppi di confrontarsi con due delle 12 competenze previste dal certificato sperimentale che abbiamo già utilizzato quest'anno, che sarà fornito comunque tra i materiali. Che cosa dovremo fare in questi gruppi? In qualche maniera riprendere e completare quello che molti di noi hanno già fatto negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico, ovvero andare a cercare di capire quali attività concorrono a sviluppare e quindi permettono di osservare e valutare quelle competenze, quella mappatura che avevamo fatto per chi c'era in piattaforma. Dovremmo completare questo anche perché la mappatura era riservata, diciamo, alle attività di terza. Dovremmo invece cercare proprio di estendere l'attenzione alle competenze al triennio e possibilmente anche andare a cercare e sviluppare una progressività nel triennio. Ma poi dovremmo fare il passo che in quel periodo era difficile fare perché il tempo a disposizione era poco, ovvero andare a chiederci perché riteniamo che quell'attività sia utile, sia funzionale sviluppare quella competenza, in che cosa consiste davvero esercitare quella competenza in quel contesto, quindi in quali dimensioni concrete, in quali comportamenti concreti l'esercizio della competenza si manifesta in quella attività, e quindi come possiamo renderci conto se è stata o meno esercitata e a che livello è stata esercitata. Quindi avremo ciascun gruppo avrà a disposizione, sarà associato a due competenze e dovrà appunto riesaminare le attività funzionali, ma fare questo passaggio, ovvero descrivere in che maniera concretamente la competenza è sempre esercitata in quel contesto. Facciamo attenzione a un elemento, vedete qui nella slide, cioè in tutte le attività in tutto maiuscolo, perché siccome quando parliamo di curriculum non parliamo semplicemente di una somma di progettazioni disciplinari, ma parliamo di tutto un insieme di esperienze che la scuola fa vivere ai ragazzi, vorremmo che venissero ricomprese tra le attività mappate, diciamo, tutte le cose che i ragazzi vivono a scuola, quindi anche l'interscuola, quindi anche i viaggi, l'esperienza della democrazia all'istituto, eccetera, tutto quello che vi viene in mente. Diventa più difficile il lavoro, ma diventa anche più completo e interessante. Sì, non ho capito la cosa, puoi ripetere? Sì, comunque poi la ritrovate, eccetera. Allora, l'anno scorso avevamo le 12 competenze e per ciascuna delle 12 abbiamo cominciato a dire quali sono le attività che vi permettono di svilupparle e di osservarle. No? Sì, per esempio abbiamo detto comunicare ci è stato utile. Per esempio, noi avevamo messo quella griglia che abbiamo personalizzato per comunicare, avevamo messo nei nostri percorsi attività di comunicare, cioè la comunicazione, madre lingua, la lingua di istruzione, è praticata per esempio come percorsi attività nei laboratori espressivi, e avevamo poi anche indicato quali, nei cortometraggi, nel mito, nel cineforum, sia nel rapporto con le discipline storiche, sia nel rapporto con le discipline linguistiche. O ancora, per esempio, questo era il primo indicatore, cioè la prima competenza, la padronanza della lingua italiana, tale da consentire di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di aggiungere un senso linguistico appropriato alle diverse situazioni. Sì, quindi partiamo da questo lavoro e poi abbiamo visto degli esempi che ti ricordo, coordinando la terza te lo ricordi per forza molto bene. Cerchiamo di completarlo, in due sensi, se vogliamo dire, nel senso estensivo, nel senso che ci buttiamo dentro anche altre attività e soprattutto in un senso intensivo, nel senso andiamo un po' più a fondo, non ci limitiamo a dire in questa attività sì, ma diciamo anche in questa attività sì perché. Cioè che cosa fanno? Tanto per intenderci, l'anno scorso molti avevano detto il Cineforum era stato utilizzato per la competenza in sé, imparare a imparare. Molti hanno scritto, cioè diciamo, nella compilazione di quella tabella era uscita fuori questa cosa. Dopodiché però in che senso il Cineforum è un'attività che sviluppa la competenza nonché permette la valutazione di imparare a imparare, cioè quali dimensioni dell'imparare a imparare all'interno, quali consegne, quali momenti permettono di sia svilupparla se vuoi sia poi valutarla. Sì, sì, un'analisi dell'attività. Comunque la consegna e i fogli in cui daremo, non è questo scopo. Sì, sì, avrete un foglio con la consegna, la tabella da compilare e il certificato per il modulo verde di cinture e la mappatura già fatta, in modo da non partire da zero ma partire da quello che già si è fatto. Anche l'elenco delle attività sì. Quelle già elencate sì. Sì, poi potranno essere aggiunte tolte. Tra l'altro, scusa un secondo, due competenze per ogni livello? Per ogni gruppo. Sì, perché sono sei gruppi le compagnie. Evidentemente prima secondo terzo. Dobbiamo avere in mente il triennio. Perché per ora abbiamo fatto solo quelli di terzo. Esatto. Dobbiamo avere in mente proprio il triennio, in modo che poi venga fuori anche se su una competenza si lavora di più in terza, di più in prima, se c'è una gradualità, se viene ripresa. Dobbiamo proprio in termini di organici. Di mappatura, cioè proprio una sorta di mappatura però un pochino più, cioè meno titoli e più con un lavoro in profondità su ciò che si fa, in modo anche da avere uno scambio. Quindi una competenza va indagata cosa succede in prima e seconda e terza. Esatto. Sì, esatto. Sarebbe opportuno, anche perché è stato segnalato tante volte in ambiti come questo, no, di riflessione su come valutiamo le competenze. Tante volte si è criticato il fatto che negli anni abbiamo costruito delle attività che ci sembravano soprattutto privilegiate per valutare le competenze e abbiamo limitato la valutazione a quelle attività. No? Ci ricordiamo ogni dipartimento fa almeno una unità, eccetera. Però poi questa cosa era criticata perché diceva che molti hanno detto legarla solo a un evento, solo a un'attività non va bene perché è riduttivo, perché non tiene conto. Allora, questa critica è corretta e anche presente nelle linee guida sulla certificazione che dicono che deve essere un percorso lungo, articolato, onnicomprensivo. Quindi cerchiamo proprio di fare questo passaggio. Ora, non pretendiamo di mappare tutto perché il rischio è che poi qualunque attività serva per qualunque competenza, il rischio opposto è questo, però cerchiamo di ampliare un po' il raggio e renderci conto banalmente anche di quello che già facciamo e che non abbiamo mai così esplicitato, su cui non abbiamo mai riflesso in maniera così distesa. Quindi fare una mappatura un po' più ampia. L'associazione gruppi competenze è stata fatta con due criteri diversi, perché molto diverse sono le competenze, quindi era impossibile utilizzare un criterio solo, che non fa, a meno di non usare uno totalmente casuale, gruppo 1, competenza 1, stop. Invece abbiamo usato due criteri. Siccome ci sono competenze molto legate a una singola disciplina e invece alcune molto generali che vanno anche molto oltre l'esperienza scolastica,
abbiamo cercato di associare, cioè alcuni gruppi associati, una molto molto scolastica con una molto poco scolastica. E poi quelle che sono le prime e le ultime, le centrali invece sono legate al lavoro scolastico, ma non alle singole discipline, più alle strategie, diciamo, più a imparare, le abbiamo messe insieme. Quindi ci saranno dei gruppi che avranno 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7 e poi 5, 6, 7 e 8. Comunque ve le trovate e sappiate che c'è del metodo in questa follia. Allora, sì, due cose ancora. Una è, abbiamo lavorato fino ad oggi, lavorando sulle competenze, abbiamo lavorato sulla via italiana perché quella era la nostra scelta. Il Ministero ci manda una certificazione con la via europea, banalmente in termini di linguaggio per noi diventa difficile. Allora, volevamo cogliere l'occasione anche di questo seminario per cominciare, come dire, a praticarle. L'anno scorso già abbiamo cominciato alla fine dell'anno, ma per cominciare a farlo un po' di più, perché ci sono effettivamente alcune cose che non sono proprio uguali, prima cosa. L'altra cosa, Castoldi a un certo punto fa tutto il discorso sul fatto che che non dovrebbe esistere il comportamento, perché il comportamento è, se volete, una di quelle dimensioni della competenza, e dovrebbe. Quindi nel compilare queste tabelle che adesso, cioè ciascun gruppo, teniamo conto anche di quell'aspetto, perché il comportamento è qualcosa sul quale, come consigli di classe, facciamo un lavoro molto intenso, sarebbe interessante riuscire, come dire, a collegarlo al discorso di uno sviluppo di competenze che sono chiamate competenze di cittadinanza, quindi dello stare insieme e così via. Prima di dire la composizione dei gruppi, se i gruppi vogliono un computer su cui scrivere, c'è un netbook a disposizione per ciascun gruppo e aspettiamo la persona che ce lo chiede in carta, la versione digitale delle schede tablet in cartaceo. E è connesso quindi a internet, quindi lo potete scaricare, lavorare e poi lo rispedite. Altrimenti cartaceo e per favore per eseguite i lavori perché non ci sono. Però siete caldamente invitati a usare il digitale, perché poi oggi pomeriggio si lavora sugli stessi materiali ma con gruppi diversi, quindi è più facile duplicare il materiale prodotto senza fare montagne di fotocopie. Quindi se poi ci sono dei problemi, ben venga la carta, però la scelta... Non avete piattaforma il materiale? Sì. Ok, questi sono i gruppi. Al primo do il biglietto. Agosto.